Un saluto ad 8bit e a tutti gli amici di Sala Giochi 1980 e eccoci ancora alle recensioni di Alex. Siamo arrivati alla puntata 127 e oggi parliamo, vedete qua, dei Goonies. Goonies, allora, i Goonies, ragazzi, chiaramente è un film del 1985 che è stato diretto da Richard Donner, che è un film che è stato ricavato da un soggetto di Steven Spielberg. Infatti Steven Spielberg è anche il produttore, appunto, del film. E questo invece è il gioco che è uscito nel 1986 a marchio Konami, o Konami, come dico sempre che dir si voglia, per lo splendido sistema MSX. Io ne sono stato un fortunatissimo possessore insieme a tanti altri. Allora, siamo a Goondog, praticamente la banda fratelli. Prima della banda fratelli ci sono i Goonies, che sono, insomma, questo gruppo di ragazzi amici che vanno, si divertono, insomma, passano il tempo insieme come cavolo che pare, dite quello che cazzi come volete. Praticamente scoprono in soffitta che c'è, appunto, una mappa per un leggendario segreto, il segreto del leggendario tesoro, un leggendario segreto, la mappa segreta di un leggendario tesoro, che, insomma, che è il tesoro di Willy l'Orbo, il pirata, insomma, dalla banda nera, quindi è orbo da un occhio. Praticamente vanno sotto a questo ristorante estivo chiuso, appunto, ristorante estivo, e vanno a cercare sto cazzico del tesoro. Che c'è, però? C'è la banda fratelli che scopre tutto e gli si mette a ricarcagna. Eccoci qua. Quindi in questo gioco praticamente noi impersoneremo Mickey, che va a cercare di salvare i suoi amici, fratelli, tra cui anche il fratello, che sono stati presi prigionieri, appunto, dalla banda fratelli. Forza e coraggio, ragazzi, che siamo tutti qua. Allora, che è un piattaforma a scorrimento, vedete qua si trovano le chiavi vanno a aprire, appunto, le porte, non era difficile. E poi il gioco si svolge praticamente esclusivamente nelle segrete, appunto, nel sottosuolo praticamente di Goondog, che è questo quartiere, città, non lo so, insomma, quello che madonna ve pare. Comunque, allora, vedete qua ci sono e morti, c'è, e peggio cose che ti casca sulla testa, devi trovare sempre, ecco, vedete, quello che ti casca sempre sopra qua, prendi, ecco, abbiamo salvato il primo dei nostri amici. In questo livello dobbiamo salvarne 4 e 3 7, che ne è pochi. Allora, vedete qua, andiamo a pia praticamente subito la chiave, vediamo un po' dove si riesce ad arrivare. Allora, dicevamo, gioco dell'86, se non sbaglio, appunto per MSX, che è stato sviluppato da Konami, poi è uscito anche su altre piattaforme, l'ho giocato anche sul NES, è uscito anche su 64, ma 64 era completamente diverso, insomma, da questo, diciamo, secondo me, secondo me, praticamente è la versione più bella che è uscita. C'è un bellissimo remake che trovate su internet, basta che lo cercate, appunto, si chiama, penso che sia stato fatto in occasione dell'anniversario. Eccoci qua, quando entri dentro se porti qua, vai esattamente subito in un'altra locazione, sono nella scena, vedete qua su 5 del livello 1. Praticamente bisogna, io all'epoca già avevo pure una piantina, mi ero fatto con tutte le varie morti, diceva morte questa mi porta qua, a morte quest'altra mi porta qua, insomma, a morte sarebbe questa qua bianca, che altri non è che una porta, insomma, una warp zone. Sentite, ragazzi, ho cominciato ad avere questi tipo di come si dice, questa parlantina molto che sembra quasi che sia anche adatta, insomma, che sia molto molto professionale, non la warp zone come madonna si dice. Allora, non mi date retta perché dico solo un branco di cazzate, guarda, una dopo un'altra. Eccolo qua. Allora, abbiamo salvato il nostro terzo amico, amichetti, amici, amicissimi, forza, andiamo a salvare tutti gli amici di Sala Giochi 1980. Siamo diventati una marea, ragazzi, perché sul, ecco, acquisto che mi vi dà a rompere scatole sotto la cascata, ecco. Sulla pagina siamo quasi 72.000 persone, ragazzi, a seguire la pagina, una marea. Qua sul canale siamo 2700, insomma, non è poco, perché abbiamo, come sempre dico, cominciato quasi per gioco, perché il canale è stata una cosa che è stata aperta dopo, e invece praticamente sta prendendo piede. Me diciamo, sono contento, vediamo qua se ci riusciamo. Qua c'è la doppia chiave, quindi una ce l'ho, bisogna andare alla PA, intanto io parlo. Vedete, quella lassù è la porta che bisogna aprire per andare a casa. Vedete, quella dove c'è sta il simbolo che pare una morte, non lo so, che è un po' disegnata così. Allora, stavo a dire che sul canale siamo 2700 amici. Allora, e
andiamo avanti, a me non me ne frega niente di numeri, però comunque dà soddisfazione vedere che il lavoro che fai, insomma, viene ricambiato con tanto affetto da tutti quanti. Quindi il mio più grande grazie, oltre agli storici che ci sarebbe, insomma, da salutarli uno per uno, perché praticamente che mi seguono fin dall'inizio, ma si aggiungono ogni giorno un sacco di nuovi amici, che mi fa veramente veramente molto piacere, insomma, sapere che continuano a seguirmi. Nel frattempo qui siamo ai Goonies e alla recensione numero 127. Non ci fa mobilare dal panico, ragazzi, perché qui, diciamo, la vita, vedete, io adesso ho la vita che è piena, quella lassù è l'expert, che è quello che continua, vedete, adesso ammazzamoli, ciao a tutti. Praticamente, quando la vita, quella blu lassù, va a zero, come dico sempre io, vai a cantare con l'angeli, perché praticamente non c'è una seconda chance. Quando muori, muori in orta solo, è come un po' nella vita reale, no? Che uno dice, oh, muori e poi rinasci. No, qua purtroppo quando si muore si saluta a tutti, e anche in questo caso, quando finisci tutta la vita, quella blu, praticamente vai direttamente a cantare con l'angeli o sottoterra, concime per le piante, chiamatelo come vi pare. Allora, qua c'era un membro della banda Fratelli che era in monocromatico, tutto vestito di ciano, uno in ciano, uno in giallo, uno in blu, non si sa come matosche e vestiti. Guarda che peccato che tocca a te, che mi dici? Ecco, vedete, ha già toccato a lui e mi è andata giù. Forza, il quarto, mi è andata giù la vita in maniera esponenziale. Quindi, ragazzi, bisogna utilizzare un po' di cervello in questo gioco, perché, come ho detto, tipo ste pietre, se te chiappa una pietra sa testa, ah, sta morte che te pigliasse un colpo. Allora, qua, se ti chiappa una di ste pietrone sulla testa, praticamente come ti tocca te manna al creatore, quindi bisogna stare molto, eccolo qua, quello, perché quando ci sono queste praticamente ti apre ti svela questi segreti. Vedete, qua già è comparso un sacco di sordi, muovo pia io sto sacco di sordi che mi dà appunto questo, cos'era, mi ha dato il giubbetto, cioè il casco e il giubbetto, ragazzi, forza e coraggio che dovremmo trovare pure questi oggetti. Vediamo un po', insomma, adesso questo della banda Fratelli, gli diamo un bel cazzotto sulla faccia, gli spaccammo la mascella e continuiamo. Qua altro della banda Fratelli, poteva fare magari un po' meglio. Allora, torniamo alla scena numero 5, perché adesso abbiamo preso la Warp Zone e andiamo a vedere qua di quello che si tratta. Questa è la zona numero 2, la scena 5. Ricordiamoci che c'è la porta per andare a casa. Vediamo un po' che secondo me qua ci aspetta qualche tragobetto. E io che ho detto? Tragobetti, come diceva, insomma, sul film il buon Mickey. Allora, andiamo un po' a vedere. Allora, qua, ragazzi, chiaramente c'è da memorizzare bene la posizione di tutti quanti gli oggetti. Eccolo qua, questo è un tragobetto famoso, non è un tragobetto ma è soltanto una tubatura che perde, e vedete, bisogna che memorizziamo bene in questo gioco dove sono praticamente le varie porte, dove sono i cancelli dove sono appunto nascosti i nostri amici o i bonus, e soprattutto non stare chiavi, e chiavi che lo te fa incazzare. Queste e morti ci sarebbe da menagli a tutti, a quello che ha programmato questo gioco, perché te fa solo un cazzo. Poi quella sotto laggiù che zompa, che sarta, te fa velenare veramente come un altopiano oggi. Allora, vediamo un po', andiamo un po' su. Allora, bisogna che apriamo sta grata, vediamo un po' chi c'è dentro sto cancello, vediamo un po' chi ci sta, se c'è un bonus oppure se ci sta un amico, un Goonies, e siamo a 4, ragazzi, no, siamo a 5. Allora, siamo a 5, ci manca 2 Goonies per chi ne sa che si è venuto di sotto, me sfragello contro la nave di Willy Lorbo, non so che c'è laggiù sotto, il veliero, no, a nave, mi raccomando, perché è un veliero. Ah, guarda questo, che te pigliasse sonno, potessi morire rabbito, te, mamita e babito, che sarebbe te e i tuoi genitori in dialetto filotranese marchigiano. Allora, vediamo un po', andiamo giù, che ci serve, insomma, la chiave per andare a aprire quella grata lassù. Allora, mi pare che stava qua giù in fondo, no, non avevo visto una chiave qua giù in fondo, che sombria come, ah, perché ho cambiato, eccola, vedi, c'era la cascata sopra, vedi, anche quello. Allora, vediamo un po', qua c'è un bel fratello, un bel imbusto della banda Fratelli. Ah, occhia paura, cascata in pieno sopra la testa, vaffanculo. Allora, vediamo staliana e andiamo su a vedere quassù. Allora, ragazzi, mi manca praticamente 2 Goonies da salvare. Quando ho salvato i 2 Goonies posso andare ad aprire la porta. Che te parea, che te dico, una volta che pensi di aver fatto una cosa giusta, subito dietro bestemmia immediata, peccato immediato, perché tanto non è mai quello che pensavi. Allora, aspettiamo un attimo, qua adesso mi sa che mi sono messo occhio a ste gocce in una posizione non
Allora, alla scena 4, vediamo. Eccola qua la chiave che ci servia. Questa era proprio quella che volevo. Infatti, come ho detto, ragazzi, qui bisogna fare una cosa. Bisogna solo appia un pezzo di carta con una penna e te li scrivi, perché dove sta in posizioni, o almeno quando prendi le varie porte, i warp, come ho detto, gli warp zone, praticamente quando prendi le warp zone, le porte quelle con le morti, praticamente sai dove ti ritrovi, perché se così vai un po' a occhio, e io non mi piace giocare a occhio. Oh, e consideriamo tutto, insomma, che ancora sto a livello numero 1, non è che ho fatto chissà che, ho fatto 8-9 minuti, insomma, ragazzi, erano giochi abbastanza impegnativi. L'MSX, insomma, già abituato a giochi anche così. Tanti pensano che l'MSX è una macchinina 8-bit, così invece, ragazzi, era un sistema, l'MSX, perché non è una macchina, non è un computer, era un sistema che loro volevano creare, un sistema, uno standard, insomma, per l'epoca. Invece, poi per il marketing che non ci acchiappava, vuoi per altre cose, praticamente non ha avuto la fortuna che avrebbe meritato, perché a livello hardware, a livello, insomma, era una macchina, era un sistema, insomma, molto valido. Infatti, se vi ricordate, c'era il Toshiba, c'era il Philips, c'era il Sony, ce n'era mille, no? Perché praticamente lo standard è come uno dice oggi, come oggi c'ho un PC, poi c'hai la marca, insomma, che te pare a te. Però il sistema operativo, quello che era il basic, quello che funzionava, insomma, lo standard era lo stesso. Allora, andiamo qua, me lo pigliare i pipistrelli, mi soppia una bastonata sulla testa da quel la cosa che te va praticamente a sbatte sopra, come si chiama, non mi viene, quello scrucuzzolo che te sbatte. Io adesso un attimo, ragazzi, mi sono incartato. Eccola qua la porta al livello numero 5, alla scena numero 5, mi raccomando. E pigliamola, tenemola sempre sotto controllo, perché è quella che poi ci porterà praticamente fuori dai sotterranei, appunto, di Gundog. Forza, ragazzi, con i Goonies per MSX 1986, e se giocava, tra l'altro, insomma, anche al mitico Goonies su MSX. Eccolo qua, ve lo sto a recensire per voi con questo gameplay. Forza, non ci famo perdere, non ci famo prendere dal panico, e andiamo avanti, perché insomma sappiamo fare anche di meglio. Chi adesso che dovrò G, c'ho metà della vita, ragazzi, ricordiamoci che sette la vita, quella blu, va a zero, mori immediatamente e finisce la partita, non c'è un premio per chi ria secondo, praticamente bisogna ria primi per forza. Forza, ragazzi, forza, non ci fate incazzare che oggi proprio non è aria, se ci stiamo avvicinando a Pasqua, anche se questa la pubblicherò più là, perché chiaramente mi porto un po' avanti col lavoro, perché impegni, lavoro, famiglia, casa, nonne, zie, di tutti i colori, chiaramente non è che posso tutti i giorni registrare, quindi quando posso magari ne faccio un paio e poi le metto lì in attesa, insomma, di essere pubblicate. Niente, oggi, ragazzi, non ci chiappiamo, perché praticamente pensavo di trovare il sesto Goonies, il sesto dei miei amici, invece ho trovato, ecco, però mi ha dato un po' di vita, insomma, quello ci fa sempre comodo. Dai, forza, andiamo giù, andiamo a vedere di che si tratta. E come sempre dico, forza e coraggio, che dopo aprile riamaggio, visto che siamo in aprile, vediamo un po', insomma, di arrivare. Allora, vediamo un po' e andiamo avanti. Adesso bisogna che vado. Questo, vedi, ha fatto lo stronzo, sapeva che io andavo giù lì, e lui che ha fatto, si è messo nella mia cosa. Ah, no, pensavo di trovarmelo sotto le orecchie, praticamente, sotto le chiappe, praticamente mi trovava lui che mi dava una bella rintorcinata tutta intorno. Allora, questa, ecco, stava di questa casca, vedemo se troviamo il sesto Goonies. Eccolo, sesto Goonies appena trovato, vediamo un po'. Allora, ragazzi, qui la cosa si fa abbastanza complicata, perché c'è la morte quella che zompa, ci sta sti bastardoni infamoni, infamacci, le morti e gocce, c'è un po' tutto praticamente. Allora, là se fa andarci bisogna che faccio il giro. Qua sta seconda chiave messa tanto che quassù il sesto Goonies, il settimo Goonies, sì, trovato. Allora, pigliamo, no, camiseria, allora, ho perso la vita. Allora, vediamo un po', adesso, ecco, no, dovrebbe stare. Allora, abbiamo detto, vedete, per questo che vi dico che bisogna scriversi le cose, porca Eva. Allora, la porta finale stava nel quadro 5, se non mi sbaglio, e da dove si andava, da dove ci si arriva al quadro 5, e chi si ricorda, adesso vediamo un po', o di qua o di là. Allora, andiamo a vedere, prima di tutto andiamo a pigliare questa di porta, se ci porta, la porta ci porta al quadro 5, siamo a cavallo, se no, niente.
Sì, quadro 5, eccolo qua. Allora, se scendo al quadro 5 c'è... adesso il quello della Wanda, fratelli, potessi morire rabbito. Eccola qua a sinistra. La porta, ragazzi, sarebbe il colmo che dopo tutta sta fatica mi ammazza... Sto per morire, ragazzi. Niente, ci siamo riusciti. Primo livello completato. Pare che è 7 giorni che gioco, pare che è una settimana. Eccolo qua, e ce li fa vedere tutti i 7, gli amicissimi Goonies. Veramente nel film non erano tutti così piccoli. Però, andiamo a salvare i bambini della Wanda, fratelli. I primi 7 li abbiamo portati a casa. Però arriva lui, chiaramente, mato una bastonata sulla testa. E adesso mi si riporta via. Mi dice: ciao, te pareva di aver vinto. Invece sei un perdente nato. K-War Mr. Slot, praticamente... questa sarà tipo la password. Adesso un attimo non mi ricordo, perché sono molto molto esaltato da sta cosa che ci sono riuscito a farlo in diretta, soprattutto perché quando gioco così, che mi ci metto lì, sai, un'oretta a sera di tutti ciò, no? Per non discorre a casa, mogli, figli e cose varie, te metti a fare una partita, non ci rio manco se mi ammazzi. Invece sono veramente veramente contento di come è andata la cosa. Allora, livello 2, quindi è la scena 6. Qui siamo alla scena 6 del livello 1, come cazzo diavolo sarà. Praticamente ricomincia, e qua ci sono le morti, queste belle bastardone qui che ti danno ste botte, costi ti tirano praticamente le ossa, o in dialetto gli ossi. Allora, andiamo a vedere, dai, un altro minutino, già, guarda, sono veramente veramente soddisfatto, perché mi già voluto un quarto d'ora, insomma, non è che mi già voluto proprio pochissimo. Però siamo soddisfatti, perché in un quarto d'ora ci siamo comunque riusciti a farvi vedere quando... però adesso mi sa che sto per morire, Guardate la vita lassù. Intanto ho recuperato il mio primo Goonies di questo secondo livello. Vediamo un po'. Allora, non ci famo pigliare dal panico, perché se te piglia il panico, ragazzi, amici miei, tutte lo pigliai sulla testa, dappertutto. Ci famo pigliare dal panico, è finita. Comunque dai, la vita sta scendendo, ragazzi, la famo così. Quando mi ammazza, tanto... appena l'ho detto, madonna, mi ha tirato subito un femore praticamente tra capo e collo. Allora, vediamo un po', perché siamo praticamente sempre nei nei sotterranei, nei sottofondo di Goondog, e andiamo a vedere, insomma, se sta Wanda, fratelli, stavolta mi rifà trovare tutti, l'amici mia, non so... niente, ragazzi, mi sono proprio rilassato, però sono contento comunque, di come è andata la cosa, perché sono felice per come è andata così. Non voglio altro. Dai, via. Avete visto, adesso ho completato la barra exp e praticamente mi ha dato un po' di vita. Sarà tipo expert, come nei giochi di ruolo. Allora, vediamo un po', andiamo un pochettino più avanti e vediamo quanto riusciamo a durare. Tanto quando si finisce qui, ragazzi, c'è una seconda opportunità, quindi quando hai finito, che ti ha ammazzato, è finita la partita, non è che c'è la seconda vita. Quindi è come un po', ricalca un po' le cose, insomma, la vita reale. Eccolo qua, il secondo Goonies è stato appena salvato dal suddetto Miki. Andiamo un po' a vedere e dovremmo essere quasi. Allora, aspetta. No, qua bisogna che sarto. Senza pia la goccia sulla testa, lo pia in pieno. Appena l'ho detto, è successo. Porca Eva ladra. Andiamoci subito a piare la Warp Zone e andiamo a vedere. Allora, ci ha portato alla scena numero 9. Vediamo un po', niente ragazzi, ho saltato, mi è saltato sopra e sono morto. Allora, Goonies, le recensioni di Alex, io sono Alex, è sempre un piacere. Ciao!